Allora, sono partiti, è partita finalmente la 75esima edizione del Palio Marinello dell'Argentario, una Fortezza che è partita molto forte, ma attenzione perché questa telecamera offre un'illusione ottica, questa telecamera posizionata qui offre un'illusione ottica, anche se la prima vogata della Fortezza sembra più che decisa, più che decisa. Questa immagine a campo largo, siamo ovviamente alla prima vasca dei 400 metri, ancora sostanzialmente equilibrio. Vai Carlo Costanzo. Secondo me a questo momento qui il Valle sembra la doppia della Fortezza, ma sembra primo il Valle. No. Valle e Fortezza non si vede. Sembra primo il Valle da questa immagine. Da questa inquadratura qui? Sì, 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 sta girando il Valle. Attenzione, Valle in testa, Valle in testa 400 metri. Attenzione, Valle, Pinarello, Fortezza Croce. Attenzione, attenzione, colpo di scena ai 400 metri, colpo di scena. Valle in testa con il timoniere Corrado Fanciulli. In primo reme Thomas Palmerini. In secondo reme Angelo Galatolo. In terzo reme Marco Orsini. In quarto reme Alessandro Landini. Cosa dicevi, Fortunato? Dicevo anche il ritmo di vocata mi sembra uguale per tutti i rioni, quello mi conforta che puoi gestire meglio la gara che non sforzare troppo e quindi accelerare troppo il ritmo. Anche perché c'è Valle sbucano all'ultimo. Pinarello in testa, secondo Valle, terza Fortezza, quarta Croce. Attenzione, attenzione. Allora, secondo me la Fortezza è riuscita meglio, guarda che ripartenza. La mia impressione è che la Fortezza perda durante i 400 metri ma guadagni enormemente durante la virata. Il problema è che non abbiamo un vantaggio tale. Attenzione, adesso la Fortezza sembra poter dare un allungo incredibile. Sembrava un allungo incredibile. Allora, la Pinarello è più avanti del Valle, questo sicuramente, c'ha più di mezzo guzzo. Pinarello prima ai 1200 metri, Fortezza seconda e Valle incollato. È un palio bellissimo, ma la Fortezza guadagna alla virata. Valle e Fortezza sono pari. No, per me prima Pinarello, seconda Fortezza e terzo Valle. I 1600 metri sono una distanza. Eccola la Fortezza che gira. Praticamente incollata. La Fortezza gira per primo. Prima la Fortezza, siamo alla virata dei 2000 metri. E la Fortezza gira, la Fortezza avanti, ma però il vantaggio è ristretto, cioè non è, sì, è un buon vantaggio, sta guadagnando, l'ho detto in maniera poco tecnica. La Fortezza è un po' stragirata, attenzione! La Fortezza mantiene i vantaggi prima, guardate però come esulta! Come esulta Angelo Orsini, il timoniere che già ha esultato ai 2400 metri. Ora la Pinarello nelle prime due ha tenuto un po' la testa con il drone, guardiamo dal vivo, si vede come il drone lì accanto. Ora, siamo ai 2800 metri, stiamo girando da soli, il vantaggio è consistente. Sindaco Arturo Cerulli, sindaco, è un gran palio, stavo dicendo, è stato un gran palio, ma ancora è un grande palio perché sono lì, ma la Fortezza ha la storia in mano, ha la storia del palio in mano. Oggi, 15 agosto 2016, guardate la grinta di Angelo Orsini, questo dettaglio di Angelo Orsini, è lì che sta urlando qualcosa, io provo a immaginare, ragazzi ce la stiamo facendo, ragazzi siamo noi, la storia siamo noi, 3200 metri, forza, largamente in testa, vediamo, abbiamo visto Andrea Benedetti incitare i suoi, guardate la grinta di Angelo Orsini, oramai la storia è in mano alla Fortezza. Sono giovani, bisogna continuare a puntare. Siamo all'ultima virata, 3600 metri, la Fortezza ampiamente in testa ai 3600 metri, mancano 400 metri di storia, 400 metri per entrare nel mito,
nella leggenda, in ciò che sarà incancellabile per sempre. Sindaco, ancora una battuta. C'è prima di una battuta. Forza Fortezza, veramente, guarda, già tirano fuori la bandiera, sono veramente forti e giustamente vincono loro. Agli altri non resta che indietreggiare e che riprovarci un altro anno. Ovviamente un altro anno sarà la seconda coppa consecutiva, record su record. Vediamo un po' che succede. Riescono a vocare anche facendo la manita, riescono a vocare con la manita. Angelo Orsini sono sembra cinque ragazzi abbracciare che si il mondo meglio. Abbracciare Porto Santo Stefano, abbracciare tutti i fortezzaioli del mondo. È un abbraccio davvero collettivo. incredibile ciò che sta facendo la Fortezza, incredibile ciò che stanno scrivendo, incredibile ciò che stanno realizzando. Nessuno mai in precedenza e forse nessuno mai neanche dopo riuscirà mai a fare una cosa del genere. La Fortezza sta vincendo, grande Angelo, sta godendo grande Angelo Orsini, sta godendo Angelo Orsini, sta godendo Angelo Orsini. La Fortezza è la più forte di tutti, la Fortezza vince, sì! La Fortezza è insuperabile, la Fortezza è la numero uno. Incredibile ciò che hanno realizzato questi ragazzi contro tutto e contro tutti.